Eccoci qua, buongiorno, lei è un'accompagnatrice, mi hanno detto, quindi conosce bene questi ragazzi, abbiamo già visto qualcuno che ha un po' paura del mare, cosa ne pensa di questa giornata? Ma sicuramente è una bella iniziativa, poi noi siamo gente di mare, con i ragazzi facciamo già attività di canottaggio, quando possiamo andiamo in mare con il gozzo e quindi insomma sono tutte esperienze nuove per i ragazzi che escono anche un po' dalla loro zona di comfort e provano cose nuove. Bene, quindi diciamo speriamo che vada tutto bene oggi. Sì, speriamo, al limite si faranno un bagnetto, tanto fa caldo. Ok, grazie, buona giornata. Grazie. Allora, mi sembra che ti chiami Eleonora? Sì. Esatto, sì. E oggi ti toccherà portare tutti i tuoi amici in barca, mi hanno detto. Sì. Quindi sei bravissima. Sì, già, dicono così, ma sì, sono brava. Quanti anni è che lo fai? Sono 3 anni e mezzo, 4, dal 2018. Bene. E hai già fatto qualche regata o? Sì, abbiamo già fatto diversi campionati italiani, siamo andati agli europei a Portimao. Addirittura, quindi sono una campionessa. Abbiamo fatto a ottobre 2021 anche i mondiali a Palermo. Oh là là, allora ti voglio sfidare dopo, dai. Va bene. Ok, ci vediamo in mare. Ciao Eleonora. Allora, come ti chiami? Giorgio Muscolino. Giorgio. Sì. Giorgio, hai avuto la tua prima esperienza in barca o eri già stato? Un'esperienza. La prima volta? Sì. Bene, ti è piaciuto? Sì. Ci tornerai? Sì. Allora, abbiamo qua Marisa, che è stata in barca. Sì. Ti è piaciuto prima di tutto? Sì, ho guidato anche da sola, guidato. Hai guidato? Da sola. Allora, ti posso dare un suggerimento? Hai timonato. Non metto da sola. Hai timonato da sola, bravissima. Hai fatto anche le virate? Le virate hai girato? Sì. Bene. E le vele chi le manovrava? Io. Oh, grande. Quindi ti aspettiamo le prossime volte. Sì. Puoi fare anche le regate. Sì. Con chi è? Con lei o con lui? Non lo sai. Con lui, ok. Però tu non sei stato in barca. No, non perché? Ancora. Lo farò la prossima volta. Non ti piace? Hai paura del mare? No, ho fatto anche il nautico. Quindi... Hai fatto il nautico, quindi... Fatto il nautico, quindi okay. L'ho già fatto. Bene, bene. E allora vi aspettiamo alle prossime. Tu? Io mi chiamo Eugenia e sono amica della Marisa. A me mi è piaciuto, però ha guidato con quel signore lì. Ok. E mi è piaciuto tanto, poi la prossima la farò da sola o con qualche d'uno. Bene, Umberto, vieni qua veloce, perché mi ha detto che ha guidato con te. No, ha timonato! Ha timonato con me. Ok, bene. Però ha detto brava. Che non gli sei piaciuto molto. Che la prossima volta vuole andare con la sua amica Marisa o con... ma l'obiettivo è questo, che noi loro non devono dipendere da noi, devono diventare autonomi. Quindi noi ci rendiamo antipatici appositamente perché voi... No! Non ha detto così. Ok, no, ti stava prendendo in giro. A me mi piacerebbe farla con lei. Io mi piacerebbe con Massimiliano. Oh, allora, mettetevi d'accordo. Te con lei, lei con Massimiliano. Andate in tre, facciamo una barca nuova. Se no, creiamo una barca a tre. Dai, ok, la progetteremo. Va bene? Sì. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.